Si tratta del primo premio nazionale per la poesia scientifica in lingua italiana intitolato a Charles Darwin. Volevo leggervi i nomi dei giurati, della giuria tecnica, che è formata da me, Franco Ferrari, presidente della giuria tecnica, nonché coordinatore dell'UAR di Venezia, Piero Benedetti, il professore di docente di biologia molecolare dell'Università di Padova, Daniele Del Giudice, lo scrittore che forse tutti voi conoscete, Riccardo Held, poeta e scrittore, Mario Messinis, musicologo che avete conosciuto in questi giorni, Gilberto Pizzamiglio, italianista che era qui presente ieri, Antonio Alberto Semi, psicanalista nonché presidente dell'Ateneo Veneto, Maria Turchetto, docente di storia del pensiero economico dell'Università di Venezia, direttrice dell'Ateo, Vittorio Pavon, il nostro segretario che vi presento direttamente. La giuria tecnica aveva il compito di scegliere 10 opere poetiche, 10 candidati. In realtà, dato il buon livello, ne ha scelti addirittura 15 che hanno avuto una menzione speciale, e mi permetto di leggere i nomi di chi ha avuto la menzione speciale. Si tratta in ordine, no, non sono in ordine alfabetico, in ordine casuale, quindi non c'è nessun ordine di merito, ma in ordine casuale, grazie, non c'è nessun disegno intelligente. I menzionati sono Eraldo Giulianelli, Massimo Concu, Fabia Genzovic, che ho visto qui vicino, Bruno Gasparini, Carlo Saitto, Silvia Favaretto, Stefano Vianello, Paolo Borsoni, Chiara Valentini Segre, Gilberto Gasparini, Giovanni Sato, Roberto Vaccari, Giorgia Pollastri, Francesco Nordio e Katia Vigato, la nostra Katia qui presente. Allora, cominciamo come al solito dal terzo premio. Il terzo classificato è il premio per l'opera poetica presentata a Rina Pralisani per la fantasiosa abilità poetica nel raccontare un apologo sulla vita genetica. E adesso vorrei che dalla signora Rina ci venisse letta la poesia. Al bar vita. Al bar vita questa sera si danza. Così riportava un biglietto non grande attaccato alla porta. Serata danzante dalle ore 21 ed obbligo un abito elegante. A chi non ce l'ha ne verrà imprestato uno. T leggeva piano piano, cercando di spostarsi un poco per meglio mettere a fuoco. Era un linfocita di una certa età e purtroppo la vista, si sa, inizia a calare. Era proprio un guaio per il lavoro che doveva fare. T si sentiva sempre in tensione. Scoprire l'antigene giusto non era da poco. La cellula si poteva risentire di fronte ad uno sbaglio, mica mandava le proteine allo sbaraglio. Mentre così ragionava, T si guardò in un vetrino lì vicino. Decise, avrebbe danzato. Chissà se poi, rilassato, quell'espressione avvilita sarebbe sparita. Entrò. Il bar vita era affollato da cellule appoggiate al bancone che sorseggiavano bevande misteriose e ingoiavano microbi a ripetizione. T era single e timido e le occhiate provocanti delle femmine appoggiate, nonché gli abiti dalle trasparenze esagerate, lo fecero arrossire non poco. Poi pensò, serata eccezionale, che quello doveva essere un bel gioco. La musica iniziava e il nostro amico la sentiva bene. «Ciao, sono Irene e voglio danzare con te». Così gli si presentò una cellula carina, porgendogli un MHC, e uno, e due, e tre iniziarono a ballare. Dall'infocita rispettoso, T non fece vedere subito di cosa era capace. Poi, preso dal ritmo e dalla situazione, iniziò con complessi movimenti a mandar proteine in ogni direzione e roteando più non posso si ritrovò, sudato fino all'osso, lontano da Irene che lo guardava dispiaciuta. «Sarà per il prossimo antigene», gli urlò per sovrastare la confusione. Era una gentilezza, una convenzione, non vera costernazione, tant'è che ricominciò a danzare, cellula poco seria, con un linfocita palestrato da poco entrato. T si ricompose, aveva danzato, per quella sera si era stancato. Uscì dal bar, si specchiò nel vetrino lì vicino. L'aria avvilita non era sparita, la cellula incontrata era quella sbagliata. Ci avrebbe riprovato.
Forse, chissà, ci sarebbe riuscito a trovare una cellula seria con cui formare una sinapsi intelligente, finalmente. Sono dimenticato la cosa più importante, perché in realtà il terzo premio non è soltanto il diploma, ma sono i due scimmiotti Charlie e Siggy, cioè Charles Darwin vicino e Sigmund Freud, che è un premio molto ambito, tutti gli anni verrà dato. Secondo classificato, Maria Stefania Marello, per l'opera poetica presentata, per le sofferte intuizioni liriche di notevole spessore culturale. Sì, arrivo. Se vuoi leggerci la poesia. Siamo stati particolarmente colpiti perché la signora, oltre a un omaggio a Darwin, che adesso sceglierà lei cosa vuol leggere, però ha scritto una poesia che si intitola Preghiera atea, e quindi siamo senz'altro stati colpiti da questa. Va bene. Allora, la prima poesia è molto breve, si intitola A Charles Darwin. Fu luce il tuo pensiero prepotente, l'oscura trama ne fu illuminata. Vacillò l'antico mito della storia, si sbriciolò il granito del creatore. Da allora cambiò il secolo, il millennio, ma ancora è ardua l'umiltà per accettare l'origine comune e il fine ancora incerto, e in mezzo l'assenza degli dèi. Allora leggerei ancora la terza poesia, che è Preghiera atea. Anche se ho smesso di parlare al cielo e al vento, di genuflettermi nelle chiese, di fare il segno della croce e a Natale di fare il presepe, prego ancora qualche volta. Ultimamente prego per la morte, fa che sia rapida, imploro. Rinuncio al paradiso per un poco d'amore, baratto la preghiera di un prete per una mano che stringa la mia e mi accompagni, e poi mi lasci andare. Prego che tu sia felice e che il ricordo di me, almeno una volta, guizzi nei tuoi pensieri, domani o dopo o altrove. Thank you.